Festa rivoltana, i gialloblu di Porchera vincono il titolo del girone al termine di un lungo cammino dopo aver battagliato nella categoria juniores con la Pianenghese prima e col Castelnuovo poi. All'ultima giornata i gialloblu si impongono 4-1 sul campo della Sernianese, suggellando così il successo finale. La rivoltana ci prova per prima con un tiro di Antonioli ribattuto dalla difesa della squadra di casa. Al quindicesimo arriva la rete che sblocca il risultato. Un lancio in profondità trova libera Antonioli che supera Fontana tra le vive proteste della Sernianese per presunto fuorigioco. Ma non c'è tempo di recriminare perché al 28esimo Antonioli raddoppia con un tiro dal cuore dell'area che non dà scampo nuovamente a Fontana. Poco dopo la Sernianese avrebbe l'opportunità di riaprire l'incontro, ma l'arbitro stavolta annulla il gol proprio per fuorigioco. Prima della fine del tempo, Valente cala il tris con un gran diagonale, mentre i locali nuovamente protestano per un offside a loro avviso non ravvisato. Nella ripresa la Sernianese è pericolosa con un tiro di Rana e riesce ad accorciare poco dopo con Lungo. È il momento migliore dei locali che non vogliono regalare nulla. Rana centra una clamorosa traversa, poi il fuoco sernianese si spegne col passare dei minuti. Antonioli fa poker davanti al portiere. Nel finale Fontana, con una doppia bella parata, evita un passivo peggiore. Dunque grande festa per la Rivoltana che sabato 21 maggio affronterà la Leoncelli, vincitrice del girone B, per il titolo assoluto juniores 2021-2022.